Il prossimo cittadino coniuga filosofia, arte e scienza con il business nel contesto moderno. Oscar Di Montigny, divulgatore e keynote speaker internazionale, è un professionista che mette al centro di ogni sua attività, e sono tante, un'anima e un'identità ben precisa. È Chief Innovation Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum, presidente di Flowy, società benefit del gruppo Mediolanum, ideatore e fondatore di Mediolanum Corporate University. Attivo anche come scrittore, ha recentemente pubblicato il suo ultimo saggio dal titolo Gratitudine, la rivoluzione necessaria. Nel 2018 fonda Be Your Essence, startup innovativa a vocazione sociale, costituita come società benefit e certificata B Corp. Una realtà pensata per offrire all'ecosistema nazionale, pubblico e privato, servizi consulenziali in tema di innovability in un contesto collaborativo e sistemico. Cittadino Oscar, a te la parola. Che bello, cittadino Oscar, mi sa di tempi antichi. Guardavo proprio l'altra sera un documentario sulla nascita di Atene, che trovo quanto mai di grande attualità. Grazie per l'invito, mi ha fatto un grandissimo piacere ritrovare in questo consesso degli amici come Stefano e Riccardo. Ciao Ste, ciao Riccardo. Ho ascoltato con grande attenzione anche gli altri e vedere anche delle giovani donne impegnate e attive mi dà grande gioia. E quindi sono anche felice di ricevere il testimone sul finale. Allora sì, oggi sono in veste di Be Your Essence, di fondatore e presidente di Be Your Essence, e ci tengo così a condividere qualche pensiero. Stiamo vivendo un periodo veramente molto molto intenso. Io ogni tanto riguardo anche così alcune condivisioni che ho avuto la possibilità in questi anni di fare a livello proprio in giro per il mondo. Ho avuto l'occasione, adesso digitale, in passato anche fisicamente, di girare ormai i continenti, li ho visti tutti e cinque, però per lavoro, nella mia attività di divulgatore, ho avuto la possibilità di parlare in Tokyo, Città del Messico, Parigi, Bogotà, Madrid, insomma in tante città. E tanti anni fa già si iniziava a parlare, era un po' un mantra proprio della mia narrativa, di quello che sarebbe stato, d'accordo con altri miei colleghi che in giro per il mondo fanno parte di questa community che studia un po' i grandi scenari e i megatrend, di come a cavallo tra, si diceva, il 2020, 2030, 2045 sarebbe rincorsi dei cambiamenti talmente epocali che non si sarebbe più dovuto parlare di epoche di cambiamenti, bensì di cambio di epoca. Adesso io giro ancora con la mia slide 2020, 2030, 2045, un po' vintage, ma appositamente perché insomma adesso si è reso manifesto a tutti questo cambiamento. 2020-21 saranno certamente dei momenti nei quali dovremmo cogliere l'opportunità della consapevolezza. Siamo a tutti gli effetti, lo dico comunque con ottimismo, nel senso che io poi tendo ad avere un approccio costruttivo, di fronte a un momento veramente critico dove per criticità ci tengo a sottolineare proprio un bivio, no? Un momento in cui siamo chiamati a fare delle scelte. Non è necessariamente una connotazione negativa la criticità, ma certamente un momento in cui va assunta una grande responsabilità, e mi piace anche dire in questo consesso in particolare, in quanto cittadini di questo, no, lo chiamiamo pianeta blu, amato pianeta che è il pianeta Terra. Diversamente siamo sull'orlo di una catastrofe mondiale, globale, ci va detto, ma proprio stare sull'orlo ci deve condurre a un momento di consapevolezza che può reggersi solo su un nuovo, rinnovato e rigenerato stato di coscienza. Gli anglosassoni chiamano fare più di noi aforismi, ma soprattutto anagrammi, e hanno definito questo momento storico VUCA, no? Che sta per Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. E in questo momento così particolare ci saranno quattro grandi draghi che segneranno il pianeta all'orizzonte nei prossimi anni, nelle prossime decadi, forse potremmo addirittura parlare di secolo. La demografia si sta completamente ridisegnando, ripopolando il pianeta secondo delle logiche dei flussi, degli spostamenti, non solo migratori ma anche economici. Perché noi siamo stati educati a pensare ai flussi demografici solo in chiave migratoria, bensì pensate a come si è redistribuita la ricchezza mondiale dalla prospettiva economica, no? Il Medio Oriente, la Cina, una rinnovata Russia e così via, è un declino anche di un Occidente che è stato in possesso del potere per tanto tempo. La pervasività della tecnologia, che in realtà non deve essere ricondotta solo all'adozione di nuove strumentazioni, nuove soluzioni, ma è proprio come la tecnologia sta pervadendo le nostre vite, ridisegnando proprio i percorsi neurologici del nostro cervello,
che è venendo esposto, no, ad esperienze così ricorrenti nell'arco di una giornata come l'uso di un device, fa sì che i nostri percorsi neurali siano diversi e che le nuove generazioni percorreranno percorsi neurali diversi e conseguentemente, stante questi percorsi che poi determinano la nostra scelta di vita, ridisegneranno i processi di consumo, d'acquisto, di comportamento, di interpretazione del senso civico. Terzo grande driver sarà la sensibilità all'ambiente. Ormai siamo a meno di 7 anni, ricerca sottoscritta da oltre 11.000 scienziati, dal punto di non ritorno, non sarà l'Armageddon, ma sarà a quel punto l'inizio della fine. E quindi a noi la scelta di essere la generazione che avrà contribuito all'inizio della fine, o invece la generazione che avrà saputo, no, cambiare orientamento e quindi ricondurre sulla retta via il nostro comune stare insieme. E infine il quarto grande driver sarà proprio l'etica, i valori e i comportamenti, cioè quella mappa valoriale, universale e quindi non riconducibile a confini, non riconducibile a città, a bandiere, a dogmi, a credi, che siano filosofici, politici, peggio ancora religiosi. Dico peggio non in quanto religiosi, ma peggio perché quando si disturba Dio in nome di una guerra diventa veramente fastidioso. Ecco che tutto si ridisegnerà, no? E perché allora città trasversali? Perché le città, stante agli studi attualmente in corso, ora c'è da capire se il Covid reinvertirà formalmente il paradigma o no, perché adesso scappano tutti al sud, scappano tutti nelle campagne, e verrebbe da dire è cambiato tutto. Io ci dico che fino a 2 anni fa la proiezione era che l'80% del PIL mondiale si sarebbe concentrato nelle grandi città, e aspettiamo a dire che ci sia stata questa inversione, perché poi i trend vanno studiati sul lungo termine, non vanno studiati sul breve termine. E quindi in questo momento sì, c'è questa piccola inversione, ma io continuo a pensare che la concentrazione avverrà lì. Le più grandi 100 città al mondo probabilmente si concentreranno in Africa, città come Dar es Salaam, come Kinshasa, raggiungeranno quasi 100 milioni di abitanti, facciamoci 4 conti e rispondiamoci, no? Quali saranno le vere città trasversali del domani. E quindi prima keyword che ci voglio condividere è local. Noi dobbiamo pensare globali e agire locale. La città, Atene, è il luogo della democrazia, il luogo dello scambio, il luogo dell'incontro, deve essere completamente ripensato. BioEssence sta lavorando su questo. Noi abbiamo progetti che hanno a cuore il ripensamento dei modelli di leadership, quindi la modalità con cui devono essere condotte, no, le gestioni della cosa pubblica e privata, la città su tutto, che è una crasi di queste due dimensioni. Stiamo ripensando quindi non solo gli stili di leadership, ma i modelli di governance, e vale sia per la pubblica amministrazione che per il privato, quindi qualunque tipo di organizzazione, aziende, sono i nostri clienti, ma lo sono anche le nostre città, tant'è che con Municipia, che è una società del gruppo Engineering, stiamo pensando a processi rigenerativi, no, dell'agglomerato urbano, dall'urbanistica proprio a come si vive una città, no? Quali devono essere i valori che devono guidare questa convivenza. Perché stante queste 4 direttrici, demografia, tecnologia, sensibilità all'ambiente, etica, valori e comportamenti, il nostro stare insieme verrà completamente ripensato. E con BioEssence, grazie anche a questo rapporto con Municipia, ma soprattutto stante la nostra progettazione, noi stiamo facendo attività di design thinking e quindi di co-design con le città per ripensare il tutto. Perché? Perché oggi si parla di smart working, no? E quindi poi sono arrivate le smart cities. Anzi, in realtà di smart city se ne parlava prima, poi lo smart working ha superato a destra il concetto di applicazione di smart ad una disciplina, quella del lavoro, mentre prima se ne era parlato solo in chiave urbanistica. Ecco, io trovo già molto noioso parlare di smart working, se me lo concedete. Che cos'è smart? È la digitalizzazione, l'automazione, l'efficientamento assoluto di che cosa? Di processi, di procedure? Bene. Però attenzione, perché tra macchine e uomo c'è una grande differenza. Le macchine danno risposte, gli esseri umani si fanno delle domande. Le macchine sono dei programmi. Un progetto di smartizzazione è un programma, ma l'essere umano è un progetto. Allora, in BioEssence ci piace evolvere il concetto di smart in un concetto nuovo, che è un concetto di wise. Perché se tu evolvi rimettendo l'essere umano al centro, quale scopo ultimo, quale destinatario, e non più mezzo, porca miseria, il denaro è un mezzo, non può essere lo scopo, il denaro è un'energia per far cadere le cose, l'economia è un cambio, lo dico da economista, da uomo di banca, l'economia è un territorio nel quale far cadere le cose, ma l'essere umano deve essere lo scopo ultimo, è il principio e la fine. In BioEssence noi parliamo di human centricity, tutti i nostri progetti sono in chiave innovativa, sostenibile, con l'uomo al centro, innovation,
sustainability e quindi innovability and human centricity. Perché non innovazione e sostenibilità, ma innovability? Perché l'innovazione fino a se stessa è noiosa, è sterile, può essere anche pericolosa se applicata ad alcune discipline o scienze, pensate tecnologia genetica, tecnologia biologia, tecnologia industria delle armi, dove ci possono portare, si parla di ibridazione dell'uomo e della macchina, no? Ma io dico chi se ne frega. E la sostenibilità, quindi l'innovazione deve essere orientata ai principi della sostenibilità e la sostenibilità deve essere accelerata dalla forza dell'innovazione, ancor meglio se come in questo periodo su scala esponenziale. Perché diversamente la sostenibilità resta immaginativa, resta a Bruxelles, resta alle Nazioni Unite, resta ai trattati di Kyoto e di Parigi, ma nelle nostre vite, le nostre vite non sono pregne dei principi della sostenibilità. 17 SDGs, 169 KPI, migliaia di indicatori sottostanti. Quindi, innovability. Ma nuovamente l'innovability al massimo può portare alla smartizzazione, ma se rimetti l'uomo al centro, human centricity, la keyword per buy sarà human of ability, quindi un'innovability con l'uomo al centro, ecco che il paradigma smart diventa un paradigma wise, cioè l'uomo è coscienza, consapevolezza, conoscenza, saggezza. Quindi rimettiamo l'essere umano al centro. Perché? Perché questo tempo non ci impone, con lo spauracchio della morte, no? La necessità di aggiungere giorni alle nostre vite, come diceva la Rita Levi-Montalcino. No? Alla fine della sua vita le fu chiesta questa cosa, lei disse: a me non interessa aggiungere giorni alla mia vita, a me interessa aggiungere vita ai miei giorni, a me non interessa aggiungere tecnologia, smartizzazione, quelle sono accessori, a me interessa la profondità, la coscienza. Oggi il pubblico e il privato, città e privato, nel mio caso consulenza, devono incontrarsi in progetti evoluti. BAI vuole mettersi al servizio di progetti di questo tipo, felice di farlo con player così importanti come Municipia, siamo parte di un gruppo adesso molto grosso che è B Consulting, e mi piace, no? Concludo, tornare al concetto di una parola a me, per me chiave e a me molto cara, che è il concetto di responsabilità, abilità di dare responso. Allora, quali abilità dobbiamo incarnare come cittadini, no? Come li chiami tu, Giacomo, del mondo, no? Per poter essere rispondenti a questo nuovo tempo. Io diffido della narrativa ritorno alla normalità, con la quale ci hanno tormentato per tutta l'estate quando sembrava che la prima wave fosse terminata e con essa tutta la pandemia. Non esiste la normalità. Normalità, norma, misura. In natura non esiste il concetto di normalità. Non forziamo l'essere umano, che è la specie apice del nostro pianeta, è la migliore delle tecnologie esistenti, no? Grazie alla nostra sensibilità. Non ci forziamo alla decrescita felice, al ritorno alla normalità. Non esiste. Noi siamo esseri vincenti, dobbiamo crescere, dobbiamo evolvere, no? Non dobbiamo ritornare, noi dobbiamo evolvere, exvolvere, muoversi da dove siamo ad un'altra condizione. È arrivato il Covid, ringraziamo, lo dico con rispetto per la sofferenza, per i patimenti, ringraziamo perché ci ha costretti a produrre nuove abilità per dare risposte e diffidiamo di chi ci vuole far tornare alla normalità, perché non esiste. È il tempo del Martin Luther King. Può essere che tu non sia responsabile per la situazione in cui ti trovi, ma lo sarai se non farai nulla per cambiarla. Servono nuovi cittadini. Li chiamo Wise Innovators, li chiamiamo così in BAI. Mente imprenditoriale, rischio d'impresa per avere un ritorno. Cuore sociale, anima ecologica. Questo produrrà un vantaggio per te, individuo, vantaggio realmente tale solo se prodotto attraverso l'aggiungimento di un vantaggio per l'intera comunità. Chiamiamola città, se vogliamo, oggi metaforicamente, ma l'unica vera città si chiama pianeta Terra. Giusto, giustissimo. E poi appunto la città, vi chiamiamo città, Oscar, proprio dal termine polis, e che polis intendeva la città, ma intendeva lo Stato, e quindi in questo caso la possiamo allargare veramente a un concetto più ampio. Hai ragione sull'essere sull'orlo di della catastrofe, e forse quello ti dà quell'adrenalina veramente e quella forza di dire ok, adesso c'è bisogno di
aumentare un livello di consapevolezza di quanto pesiamo e di quello che possiamo fare, di chi siamo, qual è il nostro ruolo nel mondo e di quanto costa, hai detto benissimo, il peso dell'inazione, perché non sempre il peso dell'errore è una questione di cui tenere conto, ma è anche il peso del non fare determinate cose che possono cambiare movimenti. E quindi questo cambio di epoca e ragione deve essere molto centrato sull'essere umano, dopo secoli in cui l'essere umano sicuramente ha avuto un ruolo differente. Ma capisci, Giacomo, penso anche agli obiettivi delle Nazioni Unite, no? Che adoro. Per me sono sicuramente una mappa. Tutti i nostri progetti, anche quello con municipia, si calano, no? Sul mainframe dei 17 SDGs. Ma anche qua, concedimi un però. Io sono anche un po' stanco, no, di sentirmi parlare solo di problemi, no? Io guardo i 17 SDGs, l'acqua, le cure mediche, la parità di genere, l'educazione, ok. Però l'essere umano è fatto anche di aspirazioni. Io vorrei anche 17 obiettivi aspirazionali, non so come dire, no? Perché se no è una vita grama, no? Allora vale il nostro, il film Non ci resta che piangere, no? Con Benigni e Troisi, quando Savonarola si affaccia alla finestra e gli dice ricordati che devi morire, no? Allora, siccome devo morire, qual è il segno che voglio lasciare? Io voglio essere soluzione di problemi, io, la mia organizzazione, la mia banca, Be Your Essence, Municipia, ma anche uno che aspira, no, a creare dimensioni maggiori, più inclusive, aspirazionali, vocazionali, giusto. Un'altra vita. Giustissimo.